Vai Fabio! Il verde per favore. 10! 5, 4, 3! Si prepari, palloni Giorgio! 1, 0! Via, via! Questo sport paralimpico è cominciato dopo l'ictus. Dopo l'ictus che ho avuto in bicicletta, mi è venuto pensato di continuare lo sport che facevo già prima. E piano piano ce l'ho fatta di andare in bicicletta con tantissimo sacrificio. Perché andare in bicicletta con metà corpo non è tanto facile. I dolori, eccetera. È cambiato tanto che ho perso il lavoro prima di tutto, facevo il barman, quindi lavoravo 13 ore al giorno. Mi sono trovato a stare davanti a un computer dalla mattina alla sera e ho dovuto trovarmi qualcosa per uno stimolo per andare avanti. Rifaccio percorsi di una volta, delle salite che facevo una volta, pianura, dai 30 agli 80 km. E difficoltà che è abbastanza largo, quindi bisogna stare attenti alle distanze, e poi chi è dietro con la macchina ha paura, chi sta dietro con la paura di superarti, c'è tante difficoltà. Poi magari se succede un guasto meccanico casca la catena, è un problema, che con un braccio e una gamba è un problema. A volte ci riesco, a volte devo aspettare qualcuno che mi aiuti. Ho scelto il mio, perché lo facevo già da prima, quindi... Ovviamente ora... È più difficile, certo. Quindi volevo dire, quando poi vai a fare questo allenamento, sì, cioè, cosa si prova anche a livello di fatica? Perché rispetto... C'è fatica, però c'è soddisfazione. Per esempio scalare una salita che avevo fatto una volta, riscalarla adesso con metà corpo, quando arrivi in cima sei più soddisfatto. È come una vittoria quella quando arrivi in cima. After all the way we see. I got my hands full of machine. You can just put on line. So I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more shame to keep on fight. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the world has seen. La vita è un, ti può cambiare anche uno all'altro, e bisogna mai mostrarsi, quella che è andare avanti, è bella la stessa. Nonostante essere di dietro, è bella la stessa. Quarto posto europeo, campione di 3 titoli italiani, medaglia d'argento europea quest'anno. Purtroppo io sono nella squadra di Parma, che è una società solo paralimpica, mi paga le gare che faccio e basta, poi il resto le spese sono tutte a mio carico. Purtroppo disabili non sono tanto considerate ancora, sia dalla federazione italiana che dal resto. Sia per comprarsi i mezzi, l'integrazione, eccetera, che sono costi elevati che è difficile e non è facile andare avanti. After all the world we see, I got my hands.